Noi siamo reduci da un terremoto di 5 anni fa e dopo il terremoto hanno fatto le passerelle tanti politici, ma noi siamo stati abbandonati. Adesso molti di noi avevano trovato rifugio in questa montagna. È venuto l'alluvione, non c'è stato rispetto per i nostri morti né da parte dei politici né da parte dei giornalisti. Ci hanno tacciato di una sola parola che non voglio neppure ripetere in questo momento. Abbiamo detto ognuno in silenzio vuole piangere i propri morti in silenzio. Niente politici, niente passerelle, e addirittura qualcuno ha detto non vogliamo neppure le elemosiniere del Papa. C'è rabbia tra i parenti delle vittime e tra gli sfollati della tragica alluvione che sabato 26 novembre 2022 ha portato morte e distruzione a Casamicciola Terme. Rabbia accumulata in questi giorni di lutto, dove alcuni rappresentanti politici e giornalisti, anziché fare silenzio e rispettare il dolore delle popolazioni dell'isola di Ischia, denunciando semmai lo stato di abbandono a cui da decenni le istituzioni competenti tengono le colline casamicciolesi, negando persino la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei e delle briglie che servono a mitigare il rischio idrogeologico, così come denunciato da anni dall'ingegnere Peppino Conti attraverso i nostri servizi giornalistici, hanno approfittato per gettare ulteriore fango sulla popolazione colpita dalla sciagura, attribuendo la responsabilità di quanto accaduto ai cosiddetti abusivi e all'abusivismo edilizio, che mai come in questo caso non ha proprio nulla a che spartire con la frana saccatasi dal Monte Epomeo e finita in via Celario, e cioè in una zona ritenuta non a rischio dagli organi competenti. Un popolo, quello isolano, da sempre contraddistintosi per ospitalità e generosità, un popolo di grandi ed instancabili lavoratori, che proprio non meritava di essere offeso in un momento così drammatico. E così, con una decisione di grande dignità, per le 12 vittime dell'alluvione sono stati rifiutati i funerali di Stato, i quali, come accade spesso in queste circostanze, avrebbero rappresentato l'ennesima passerella di personaggi politici e rappresentanti istituzionali che nulla negli ultimi 6 anni hanno fatto, ad esempio, per gli sfollati del terremoto del 2017 e probabilmente poco nulla faranno per quelli colpiti dalla sciagura del 26 novembre. C'è rabbia ed indignazione nella gente di Casamicciola Terme per quello che è accaduto dopo il 26 novembre scorso. Soprattutto non si vuole più la passerella di politici, ma anche delle stesse istituzioni religiose, e quindi sono stati rifiutati i funerali di Stato. Ci saranno 3 celebrazioni singole a Lacco Ameno, a Ischia, per tutti i morti di questa tragedia di Casamicciola Terme. Ovviamente nessuno vuole più la vicinanza di persone che hanno offeso il paese e queste persone che hanno pagato per tutti troppo. Intanto, mentre si organizzano i funerali in forma strettamente privata, Piazza Maio continua ad essere il punto di incontro degli sfollati. Siamo all'interno della baracca dove si riuniscono già dal tempo del terremoto gli sfollati. Su questi disegni l'umanità dei bambini che ricordano le persone scomparse nella tragica frana di sabato 26 novembre. E poi un altro in cui c'è scritto Casamicciola sei forte, le nuove generazioni che si fanno forza per sopravvivere alle tragedie ed andare avanti.